Ecolvetro è un'azienda specializzata in recupero di vetro della raccolta differenziata civile e di vetro industriale di diverse tipologie, come vetrate, finestre, parabrezza ed altro. Per la programmazione della raccolta urbana, la società si avvale di una banca dati, acquisita per mezzo di rilievi effettuati in 30 anni di lavoro sul territorio, dalla quale deduce statisticamente i tempi di riempimento di ogni singolo contenitore. Questo sistema, oltre che funzionale per l'azienda, risolve al meglio i problemi tipici dei comuni e delle aziende municipalizzate servite. Gli autoveicoli e i mezzi usati per la raccolta e la movimentazione del vetro sono tecnologicamente avanzati ed attrezzati per il loro ruolo. Il processo di lavorazione nelle varie fasi di frantumazione e pulizia è quasi totalmente automatizzato. Ciò permette di ottenere un alto livello qualitativo del prodotto finale. Il rottame, infine, viene sottoposto ad una serie di controlli che avvengono con cadenza giornaliera, per consegnare alle vetrerie un materiale pronto al forno dalle caratteristiche imposte. All'interno dello stabilimento ci sono due linee. Una per la macinazione di vetro civile dalla raccolta differenziata, l'altra per la macinazione del vetro industriale. Per quanto riguarda il processo della macinazione del vetro civile, all'arrivo in stabilimento dalla raccolta differenziata, il materiale viene pesato e controllato per accertare che sia idoneo per il recupero. Viene quindi depositato in un'apposita area di stoccaggio. È introdotto nella tramoggia di carico tramite mezzo meccanico. L'avvio del processo avviene tramite un alimentatore a vibrazioni, collegato ad una bilancia dosatrice. I metalli ferrosi vengono estratti dal flusso attraverso un nastro magnetico. I metalli non ferrosi vengono estratti attraverso corrente indotta. Il materiale, per poter avanzare nel processo lavorativo, viene convogliato su nastri trasportatori. Operatori specializzati esaminano il materiale e tramite tecniche di movimentazione del flusso riescono ad individuare ed estrarre dal vetro corpi inquinanti di medie dimensioni, quali plastica, cartone, carta, ceramica, pietre, porcellana e vetroceramica. Successivamente il materiale viene convogliato in un mulino di macinazione dove si ottiene la pezzatura ottimale richiesta dai clienti. Le frazioni di metallo ferroso e non ferroso vengono nuovamente estratte. Il materiale defluisce in un vaglio dinamico, dove avviene l'estrazione del vetro fine. Un impianto di aspirazione elimina dal flusso i corpi leggeri, carta, tappi di plastica e di sughero. Successivamente, il materiale viene trasportato su due macchine automatiche in serie per l'eliminazione di corpi estranei. Prima di terminare il processo lavorativo per ottenere il prodotto finito da distribuire ai clienti, Ecolvetro esegue un ulteriore controllo visivo. Per quanto riguarda l'impianto per la macinazione del vetro industriale, all'arrivo in stabilimento il materiale viene pesato e controllato per accertare che sia idoneo al recupero. Successivamente viene depositato in un'apposita area di stoccaggio. Se il materiale è costituito da vetro e plastica, parabrezza, viene lavorato per poter separare i due componenti attraverso uno specifico macchinario. Successivamente viene convogliato tramite nastri in un vaglio rotante, dove vengono separate le due tipologie di materiale. Altrimenti, nella seconda ipotesi, il vetro non plastificato viene introdotto in una tramoggia di carico. Ecolvetro possiede una postazione di riscelta manuale, dove l'addetta specializzata estrae dal flusso tutti i corpi inquinanti presenti nel vetro. Un nastro magnetico elimina i materiali metallici nel flusso. Il vetro defluisce in un mulino per la sua macinazione. Successivamente,
viene ulteriormente separato da eventuali corpi plastificati tramite vaglio dinamico. Il flusso viene controllato da un macchinario che elimina eventuali corpi estranei. Prima di terminare il processo lavorativo, ottenendo prodotto finito da distribuire ai clienti, un macchinario elimina eventuali materiali metallici e non presenti nel vetro.